A tutti amici di Arte Bella Riva, stasera residenza d'artista parleremo di Vittoria Bordeano. Vive a La Spezia, i suoi dipinti svelano una tridimensionalità materica che raccontano il suo essere donna. Un legame tra umano e spiritualità. Approda in ambientazioni mitologiche e mistiche. L'arte le concede di evadere dalle realtà e navigare negli abissi della sua anima, ripercorrendo l'infinito. Ciò che una volta è nato per semplice gioco, oggi si è trasformato in un grande progetto in continua evoluzione. A voi la visione, buona serata amici, e mi raccomando seguiteci sempre sui nostri social e sul nostro canale YouTube. Buongiorno, buonasera, Ciao a sono tutti, Vittoria buonanotte. Bordeano, artista socia del gruppo Bella Riva e insieme proviamo a immergerci un po' nel mio mondo artistico. La mia arte si sviluppa nella mia casa, praticamente sia come riproduzione sia come esposizione della casa ho trasformato come sarebbe un mio tempio. E si tratta di arte materica, una costruzione di base di gesso con un impasto misto con la colla vinilica, poi una volta hanno preso le forme si applica il colore, cioè la pittura che esigono le forme stesse. Allora, iniziamo un attimo a presentare le opere, una sintesi di quello che si possa dire perché il tempo è stretto e vediamo un attimo se riesco a presentarvi meglio quello che mi appartiene come arte. Allora, Spalle mie praticamente è un'opera che si sviluppa su tre tele a dimensione abbastanza consistente, come una larghezza di 3 metri per un'altezza di 1,5 m, un'opera che si svolge su tre tele, praticamente un concept di un nuovo mondo che cresce praticamente sulle basi dei classici valori utopici ormai, come l'amore, l'armonia, l'equilibrio. Di fianco praticamente sono altre due opere, qui si tratta del drago a 10 raggi, e sopra abbiamo praticamente una storia che discende dalla mitologia rumena, la stirpe dei Boreni. Ci stiamo spostando praticamente qui, va bene, siccome tutto si sviluppa a casa mia, praticamente si tra un mobile e l'altro, se si riesce a distinguere, sono i due lavori che rappresentano la Fenice araba, che praticamente sono associata anche alla donna nella mitologia. Ora sistemo un attimo là il mobile. Sull'altra parete praticamente si trova il Tempio della Rosa, con varie simbologie, il libro che ognuno di noi scrive, il suo libro, il proprio libro della vita. Accanto abbiamo il tredicesimo sigillo, la donna che praticamente domina la conoscenza, cioè praticamente il principio femminile. Sto elaborando anche ecco, pezzi non soltanto come quadri, ma anche statue tipo Venere. Ora ci spostiamo in un altro posto. Sopra di me, scusate, devo chiudere una porta visto che siamo in casa. Non so quanto si riesce a vedere, praticamente questo è l'uovo primordiale, il principio femminile che praticamente dà nascita a tutto, all'universo intero. Qui siamo nel corridoio, praticamente si tratta di due opere, sempre che si basa sulla mitologia, il mito di Berenice e praticamente la madre natura, un mito che scende dalla cultura norrena, dove praticamente il cervo, la divinità assume la forma del cervo. Qui abbiamo un'altra statua, oh, scusate,
in grandezza naturale, che praticamente rappresenta sempre il principio femminile che nasce dal fior di loto e si rialza comunque con un'espressione impassibile a ciò che possa essere questo mondo, però ecco che riesce a vedere oltre. Qui abbiamo altra opera che praticamente è Venere, che nasce dal mare, come conosciamo il mito, e dal suo vaso praticamente scendono tutti i tesori che cominciano a arricchire questo mondo. Ci spostiamo in un altro locale dove ho esposto altre opere. E praticamente sopra abbiamo la corona, non quella di oggi, lasciamo stare quell'argomento. La corona è il simbolo della supremazia, è il simbolo della regalità, tra l'altro. Ora, siccome per riuscire a incastrarle tutte, qui abbiamo un'altra opera che praticamente tratta l'aquila, il serpente, la lotta tra il bene e il male. E siccome il tempo stringe, credo che quel piccolo che ho potuto fare, presentarvi un pochino quello che possa essere la mia arte. E vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone feste, visto che siamo nel periodo delle feste. Buona serata. Mi è sembrato normale. Camminavo e constatare se avevo messo la mascherina correttamente mi è sembrato normale. E mi è sembrato normale vedere uscire dal bar una ragazza con in mano 3 caffè da asporto, trovare le persone in coda davanti al panettiere e spruzzarsi sulle mani un liquido viscido e puzzolente prima di far la spesa al supermercato. Vedere entrare in banca persone a viso coperto, salutare un amico a distanza, che il cinema sotto casa fosse chiuso, che non avevo preparato la borsa della palestra, che non dovevo prenotare il ristorante per sabato prossimo. E il fatto che mi sembrasse normale mi ha fatto rendere conto nuovamente quanto tutto questo fosse anormale. E così, ho pensato ad un anno fa, a quando e quanto le nostre vite proseguivano tranquille. Era gennaio, e con l'Epifania che tutte le feste porta via, ci eravamo lasciati alle spalle pandori e panettoni e la nostra preoccupazione principale era quella di come smaltire le calorie in eccesso. Iniziavano i saldi invernali e correvamo ad accaparrarci quell'abito o quel paio di scarpe ad un prezzo stracciato o finalmente accessibile. Per i commercianti entrava in vigore l'obbligo di emettere lo scontrino telematico ed il loro tormento non era tanto come riuscire a far funzionare quella macchina infernale, ma cosa fare in caso di mancato o irregolare funzionamento. Harry e Meghan avevano detto addio alla casa reale ed era fondamentale strappare qualche indiscrezione sulla loro buona uscita o sulla loro nuova dimora. Iva Zanicchi tuonava su Sanremo e i rotocalchi ci angustiavano tra le piogge, i fulmini e le scelte di Amadeus sul Prefestival dei Fiori. Le sardine annunciavano di lì a poco il primo congresso nazionale, inquieti su quanto fossero coesi a livello regionale. I partiti di governo erano concentrati su poltrone e stipendi, i loro, e le forze politiche opinionavano sulle citofonate di Salvini agli immigrati. Distratti, scorrevamo su PC e smartphone queste notizie, accuratamente approfondite dalle varie testate, tralasciando le poche informazioni sui cinesi ed una strana malattia che li stava contagiando. Già, i cinesi. I cinesi che vediamo così differenti da noi e tra loro tutti uguali, piccoli, gialli, con gli occhi a mandorla. I cinesi con abitudini ed usanze così diverse da quelle europee. Quelli che stanno tra di loro e non si integrano. Quelli che lavorano sempre e non muoiono mai. Quelli che usano le bacchette e non le posate. Loro che non conoscono il ragù, che non hanno la porchetta o gli insaccati. I cinesi che friggono tutto, che mangiano i topi vivi e gli insetti morti. Per noi, un cinese che mangia una bistecca non è un cinese, un po' come un divano comprato senza sconto non è un poltrone sofà. E noi che ci nutriamo di vitello, maiale, faraona, manzo,
rimanevamo indifferenti ad un ipotetico pericolo perché ritenevamo che la nostra cucina evoluta e qualche migliaio di chilometri di distanza bastassero a tenere lontano il virus e che, siccome è nato laggiù, da noi non sarebbe mai potuto arrivare. A fine mese, invece, arriva la notizia dei primi due casi anche in Italia. Ma saputo che erano cinesi, ancora una volta abbiamo tirato un sospiro di sollievo, presi come eravamo a guardare la cartina dell'Italia diversamente cromata dalle appena passate elezioni regionali, a preoccuparsi che la Juventus aveva venduto Emre Can al Borussia Dortmund e che febbraio regalava un lungo weekend per San Valentino. Finché, a Codogno, non si scopre che il paziente 1 si chiama Mattia. E mentre una parte d'Italia si interroga se Mattia può essere un nome cinese, l'intero paese, nel totale sbigottimento, si domanda: ma dov'è Codogno? Da allora sono passati 11 mesi, tutti abbiamo scoperto dov'è Codogno, ma adesso vorremmo tornare a scoprire il nostro viso e a scoprire anche com'è il resto del mondo. Io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Mi raccomando, continuate a seguirci.